Si festeggia un 1° maggio all'insegna del lavoro. Quest'oggi il tema centrale però è la sicurezza sui posti del lavoro. Qual è l'appello che rivolgiamo? Intanto ha detto bene lei, la centralità della festa, la centralità è il lavoro. E poi dobbiamo dire basta a queste stragi. Se immaginiamo che dall'inizio dell'anno nel Lazio sono stati 21 i morti sul lavoro, possiamo solo dire che è una strage degli innocenti. E da qui deve partire un messaggio forte e basta, un messaggio di prevenzione sui luoghi di lavoro, di formazione, di impegno e di investimenti affinché non si muoia più sul luogo di lavoro. La gente deve uscire da casa e ritornare a casa e non tornare. Si risparmia essenzialmente appunto sulla sicurezza e quindi la cosa più brutta è che una persona che esce la mattina per andare al lavoro poi non torna la sera a casa dalla propria famiglia. Oggi il 1° maggio vuole celebrare non soltanto una festa ma una rivendicazione di diritti da parte dei lavoratori. Ma intanto manca una prevenzione adeguata e una formazione del mondo del lavoro dei lavoratori. Già questo permetterebbe di approntare al mondo del lavoro in forme diverse. E poi c'è la questione legata alle pensioni che è tuttora attuale, perché non si può andare in pensione a 67 anni e, come è successo 10 giorni fa, si muore ancora cadendo dall'impalcatura. A Palermo un lavoratore di 69 anni è morto cadendo dall'impalcatura. L'appello è alzare l'attenzione su quello che è il tema della sicurezza sul lavoro, perché dopo tanti anni di una flebile ma continua flessione, per la prima volta il 2017 sul 2016 ha avuto un'inversione di tendenza. C'è stato un aumento degli incidenti mortali e quindi questo ci ricorda che il problema è un problema non risolto, ancora attuale, su cui bisogna tenere le antenne alzate ed essere estremamente vigilanti. Certo, noi le regole non le possiamo fare perché cioè è compito del sindacato, però noi sensibilizziamo, l'unica cosa che possiamo fare è questa, 1.000 morti l'anno, 600.000 infortunati gravi. E non è possibile. Non se ne parla mai abbastanza, la disattenzione, la mancanza di protocolli di sicurezza vera, effettiva, è una condizione imprescindibile, ripeto, per il lavoro. Del resto questi cortei sono importanti proprio perché richiamano l'attenzione che al di là di tutto si lavora ed è importante creare le condizioni perché il lavoro ci sia sempre di più. Beh, sicuramente sono felicissima di stare in questo corteo, perché questo corteo è ancora la rappresentazione di quello che è la lotta appunto per garantire il lavoro anche in provincia di Frosinone, cioè mantenere l'attenzione alta su quello che è l'importanza del lavoro, che purtroppo manca a noi e ai nostri giovani. È un appello da raccogliere, un appello da cui bisogna partire. C'è un punto su tutti: le istituzioni debbono lavorare a creare opportunità, che è quello che la regione ad esempio sta cercando di fare con l'area di sviluppo che abbiamo immaginato, con le possibilità legate ai bandi, con una delibera che abbiamo effettuato verso la fine della scorsa consiliatura, nella quale dedichiamo il 20% di tutti i bandi che usciranno all'area di crisi complessa della provincia di Frosinone. Non è possibile stare senza lavoro. Il lavoro è dignità, è libertà, è futuro. Questo 1° maggio ha un valore molto importante per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici, perché parla della sicurezza, la sicurezza nei luoghi di lavoro, che deve essere posta di nuovo al centro dell'agenda politico-sindacale, proprio perché a distanza di 10 anni dalla normativa del decreto legislativo 81 noi ci troviamo ancora a dover contare purtroppo troppi infortuni sul lavoro e troppe morti bianche. Quindi l'impegno deve essere assolutamente massimo su questa questione. La nostra presenza di disoccupati in questo corteo è per sensibilizzare ancora una volta il sindacato e le istituzioni affinché la classe dei disoccupati non venga trattata come degli emarginati.